Amici e amiche di Kenobizboch, buonasera a voi, ma buonasera anche a me, che sono qua martedì. Sono contentissimo perché questa sera torna Marta, adesso anzi dovrebbe tornare proprio durante lo stream, quindi sono particolarmente contento, sentivo la sua mancanza, e perché giochiamo a UFO. La volta scorsa, riassunto delle puntate precedenti, abbiamo seguito un UFO grossissimo e siamo riusciti con una serie di botte di culo incredibili a portare a casa tutti tranne Sbrasazza. Vabbè, rip Sbrasazza. Infatti se noi andiamo nelle nostre basi tra i soldati c'è il memorial, è morto il sergente Sbrasazza. Sergente Sbrasazza è stato un piacere servire con te. E controlliamo un po' cosa stiamo facendo. Allora abbiamo due basi. Una che abbiamo, che è la nostra base di partenza, che è qua in Liguria, esattamente dove sono io, la base Robbo Cipriano, e l'altra che, con grazie a Bulleant per il follow, l'altra l'abbiamo intitolata Rim Studio, che aveva donato svariate sub. La battaglia di Sbrasazza verrà ricordata per sempre, buon G, never forget, never 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 forget. E quindi, basi. Questa qua, la base Rim Studio, è la nostra base di intercettazione. Infatti vedi che stiamo costruendo un grande radar e un hangar nel quale al più presto trasferiremo uno dei nostri interceptor. Averne due qua, tutto sommato, non ci è utilissimo. Gli alieni sono molto più forti di noi, sono molto molto più forti di noi, e quindi noi cosa possiamo fare? Beh, dobbiamo recuperare le loro tecnologie e soprattutto studiarle, perché all'inizio non sappiamo cosa farci e siamo completamente in balia della tecnologia nemica. In realtà abbiamo fatto già un po' di progressi, stiamo studiando il plasma rifle e abbiamo i nostri ingegneri che stanno producendo alcuni un po' di leghe aliene. E fatemi controllare lo Skyranger, abbiamo armature solo per Betta Cantlin al momento e per Zambanni. E adesso però io vorrei manufatturare almeno un altro paio di armature. Vediamo se ce la facciamo. Allora, le armature vengono perse quando l'omino che le indossa muore. Queste armature qua sono ancora abbastanza una chiavica, però sono molto, ma molto, 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 molto meglio di ieri. Cioè, molto meglio di niente. Allora, io vorrei anche... Allora, c'è una cosa, guardate. È il 25 di gennaio. Sappiamo che il prossimo mese ci arriveranno altri fondi, e anzi, perché guardiamo i grafici, ricapitoliamo, noi dobbiamo tenere d'occhio l'attività degli UFO e abbiamo della gente che ci paga, chi ti paga? La gente. E abbiamo una quantità, abbiamo trattato bene tutti, siamo stati molto bravi, quindi è molto improbabile che ci diano meno soldi. Quindi io, prima di costruire quello che voglio costruire, ossia un altro living quarters che costa 400.000, in realtà aspetto la fine del mese. E che altro? Io adesso spero che le mie armature vengano pronte prima che arrivi la famigerata missione Terror. Attenzione, sono arrivati dei nella base Rim Studio, sono arrivati dei soldati, e abbiamo per adesso Sara the Sad Beach e Cappina. E
è il momento di dare i vostri nomi. Il momento di dare i vostri nomi. In realtà siete sopravvissuti così in tanti che siamo ancora alle prime pagine. C'è un grimaldello. Allora, non sarà possibile. È una squadra gender bender, sappiatelo. Potrebbe esservi assegnato randomicamente un genere diverso dal vostro. È il momento di avere il Bellotta, che si è comunque abbonato. Però lo chiamiamo il Bellotta. Poi abbiamo Buzz Bomber 82, che è Bilgevural. Buzz Bomber 82. Così, nome e cognome, l'82 nel nome. Poi abbiamo Austindorf, Canute Lancer, Austindorf. Poi, ciao Bellotta. Poi c'è, oltre a, c'è Sofia Giordano, che è Ajo Rose. E via. E poi Pacione è Micaela Malachowska. Ciao Pacione. Pacione è un bellissimo nickname. Allora, questi sono in realtà, cioè Just Raids, questi sono soldati che potrebbero rimanere nelle retrovie, nel senso che sono i soldati che abbiamo mandato Ale the Brave, che abbiamo mandato nella nostra base Rim Studio, quindi la nostra base al momento di intercettazione. Perché gli abbiamo mandato dei soldati? Perché gli alieni sono stronzi e potrebbero potrebbero fare delle rappresaglie e venire a spaccarci la base. Quindi io adesso che sono arrivati qua dei soldati, ora che li abbiamo nominati, e ciò è molto bello, non c'è, c'è già il magazzino, perfetto. Cosa abbiamo qua? Allora, vediamo cosa possiamo. Sono disarmati al momento, quindi facciamo che andiamo qua e gli mandiamo qualcosa a questi ragazzi. Gli mandiamo facciamo che gli compro due cose e ci metto di meno. Gli compriamo non arriveranno adesso a fare la rappresaglia, quindi al momento non sanno ancora che c'è. Appena posso gli mando i laser di scarto della base Robo Cipriano. E bene. È arrivato un ingegnere alla base Robo Cipriano e noi lo mettiamo subito al lavoro sulle armature. Perché non me la... Vabbè, vediamo dopo. Forse però non posso aumentarlo dopo. Oh, allora. Gli alieni terrorizzano Manila. Se noi non andiamo a fare queste missioni, le terror mission, si incazzano tutti fortissimo. Qual è il problema? Che le missioni del terror site sono veramente difficili. Se prima potevamo prendercela comoda e aspettare che il nemico non di notte, benissimo, minchia, la terror mission di notte era un disastro. Allora, il problema è che qua noi dobbiamo fare in fretta, non possiamo indugiare troppo a lungo, perché altrimenti siamo fregati. Allora, Betta Cantlin, tu hai del rifle clip, non te ne fai niente, ti pesa e basta. E tu sei capitana Betta Cantlin e quindi secondo me
Ti posso dare anche un'altra granata. Create inventory template. Zambanni, anche tu stesso template, perché anche tu hai la sei una delle siete le due armature. Poi, ma fermi tutti. Dove sono i miei fucili laser? Ce ne ho così pochi? No, 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 fermi tutti, fermi tutti. No, 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 gente, non andiamo bene. Dove sono i miei laser? Ce li hanno solo Bettacantini e Zambanni. Va bene. Massacro. Massacro vero. Ma come mai? Questo non lo so realmente. Allora, i flare non servono. Quelli con le pistole laser li lascio. Problematico assai. 0R4. Allora, 0R4 ti nomino addetto ai lanciarazzi. Avrai due razzi e sarai fortissimo. Poi, Robbo ha sempre spaccato con Levi Cannon. Ebbene così. Bombe a tutti. Tu ce l'hai una bomba? Sì, dovete avere tutti delle bombe. Trantor ha dato grandi soddisfazioni la volta scorsa. Aspetta, io qua ho un altro razzo da dare a 0R4. Robbo, Trantor, Tarion, Lerican. Ah, Lerican non ti. Qua non stunniamo, non stordiamo nessuno. Non stordiamo assolutamente nessuno. Vogliamo anche un Lerican in modalità d'assalto. Guarda, lasciamo giusto un coso a F the Best. È meglio il rifle. O la laser pistol? No, io gli do la laser pistol, a meno che qualcuno non mi dica assolutamente di no nei prossimi 10 secondi. Allora, perché tu hai questo? Questo non ti serve. E prenditelo un fumogeno, vai. Ok. Allora, adesso cosa facciamo? Innanzitutto facciamo un save state ed è live battlescape start. Allora, voglio uscire con arroganza e subito ne vediamo uno che è lì, va bene. Ma se io resto qua con il mio carro, non esco assolutamente. Ce n'è anche un altro lì. Ok. Già sono razzi da pagare, qua sono proprio razzi da pagare. Bene, bene, bene. Usa tutte le tue unità di tempo contro il mio. No, no, non perderti. Allora, adesso il mio tank, finché lo riesco a tenere sui 66, lo sposto ancora di uno. Così, perfetto. E spariamo due colpi. Lo lasciamo completamente senza. E spariamo a lui, che non mi piace niente, che sta guardando lì dentro. Però noi dobbiamo muoverci rapidamente per evitare che la gente muoia. Perché adesso loro vogliono terrorizzare tutti. E vogliono sparare. Allora, Bettacantlin, ti devo. Dovrai essere. Teniamoci l'unità almeno per uno snapshot. Guarda, Bettacantlin lo vede già. Bettacantlin si abbassa e spara. Uno snap, due snapshot da 15. Bettacantlin, non sparare al nostro carro armato. È un problema. Bettacantlin, questa roba non la dovevi fare. Il tank è distrutto. Il tank sta per morire, va bene. E Bettacantlin, vabbè, da te non me lo sarei mai aspettato, ma va bene lo stesso.
Allora, Zambanni, Zambanni, tu mi raccomando. Tu lo vedi, vedi lui. Ma io vorrei... Tu per un... Hai 14 per uno snapshot. Io vorrei che tu andassi di qui. Un po' al riparo. E sparassi a lui. Che lui è quello che non si... Lui ha già usato le sue unità di tempo, quello in alto. Questo no. Not enough time units. Perché sei girato dalla parte sbagliata? No, sei girata. Va bene, ok, abbassati, Francesca. Ok, questa missione la potremmo quasi rifare. Ma c'è una, c'è una, c'è una svolta. Ci potrebbe essere 0R4 che arriva a gamba tesa. Quanto ti costa sparare? 26. Tieniti per sto snapshot. Ok, 0, sei pronto? Spara sto missile lì. A lui, a lui. Yes, bravo 0, bravo 0, mi piace questo tuo approccio. E secondo me noi non vogliamo che lui faccia troppo cacao. E quindi, Mark, tu ce l'hai una bella bomba, ecco. 52 unità. Se io ti innesco la granata sullo 0. Ok. No, devi innescare la granata. Grenade disactivated. Hai 24 unità e per lanciare te ne servono 14. Quindi adesso facciamo un po' di misure. 8 non va bene. Da qua. Vediamo se riesce a lanciare la granata là. No, eh. No, va bene. Però tu ce l'hai pronta e questo mi piace da parte tua. Zero, tu sei un po' in merda. Qua, abbassati. E Robbo, Robbo che è un eroe. Scatta di qua. Pronto. Attenzione, vede subito uno. Robbo ha visto lui e lui è un problemissimo. Robbo, spara come se non ci fosse. Ragazzi, che casino. Non ho ucciso civili però, Gabriel. Giù, o mi sbaglio. Al momento non li ho ancora uccisi. Allora, Robbo, tu per sparare puoi fare un 18. Puoi fare solo un tiro e un autoshot. Dai, fammi anche un autoshot. No, non ti bastano. Va bene, allora abbassati. Va malissimo questa. Questa potremmo... Trantor avanza e si mette al riparo lì. Però ci vedi. Lo vedi lui da 14. Faglielo uno snappino. Bravo, Trantor. Trantor non è... Non è per niente male. Allora, Mark, tenendoti per uno snap, non è che ci vedi qua. Va bene, va bene. Sto giocando un po' troppo con la mia fortuna. Robbo lo vede. Trantor è fermo, non può fare niente. Che Dio ce la mandi buona. Una missione dura, è una missione dura. E adesso io premo questo e vediamo cosa succede. Ok. È morto un civile. Allora, dobbiamo andare un pochettino... Qui vede lui e gli spara. Adesso il tank... No, il tank lo vedo a posto. Bene. Allora, tank, tu avanza un po'. Ne vedi due. Il secondo è lui, va bene. Allora, spara un colpettino a lui. Allora, avvicinati ancora un po' di più perché lui è di spalle.
e sparaglielo sto colpo nella schiena. Bam! E lui muore, bene. Poi Trantor, tu sei lì accucciato e secondo me puoi fare un aimed shot a lui che l'hai preso, e ti viene a dare panforte bet, che vede sia quello sia quello. Va bene, bet secondo me si può mettere qua al riparo e ma come non l'hai? Che palle. E adesso non ti posso più sparare. Allora, Trantor, tu hai... Allora, abbiamo quello che aveva la bomba al piano di sopra. Che era Tarion? No. Chi era? Chi aveva la bomba in mano? Eccolo qua, Mark. Mark, tu secondo me puoi tenerti per lanciare la bomba 14, che sono più o meno come, sono esattamente come un autoshot. Io vorrei che tu andassi proprio qua a rischiare un pochettino. Sì, lo so che c'è questo rischio qua. E adesso tu lanci una bombettina solo a lui, così, di simpatia proprio. E poi ti accucci. L'altro si avvicinerà e troverà 0R4 con il suo missile. Allora, 0R4 deve innanzitutto ricaricare il suo missile. Ha 43 unità di tempo e secondo me può mettersi tipo qua. Anzi, andare qua. Reserve for autoshot. No, non... vai pure qua e stai tranquillo. Tu però lo vedi. Me gusta, mi tenta. 26. Un missilozzo qua. Vabbè. Ora hai buttato via un missile, ma ti si vuole del bene lo stesso. C'è Robbo. Allora, ci sono Trantor e Zambanni che hanno una questione importante da affrontare, che è quello lì. Zambanni, tu non lo vedi ancora. Come mai? Lui adesso lo vede. Singenech. E... dai, gliene facciamo... uno. Due, non è male. Francesca Zambanni si avvicina. Come mai non lo vede? Ma sì che lo vede. Si accuccia, snap. Snap oppure aimed. Bene, l'hai colpito. Ok, adesso chi ci rimane? Mark, lui, 0R4. Trantor. Ok, Tarion, è il tuo momento, è il momento che hai di presentarti qua, non troppo vicino, e se ti giri di là ci vedi? Secondo me sì, e ci provi a sparare a lui. Va bene. Nel frattempo, l'Erican, è il momento di prendere quella granata, buttare il cuore oltre l'ostacolo, innescarla con zero turni, ma tanto non ti esplode, a meno che tu non muoia. E... possiamo andare. Dove? Allora, lui lo mettiamo lì al riparo. E poi c'è F the Best. F the Best mi piace perché ha il laser. Gli vogliamo che si riservi uno snapshot. E lo vede ed è
Guarda, secondo me gli spara addirittura un'auto. Va bene, poteva andare molto peggio. Il tank non ha più, non ha più neanche gli occhi per piangere, ok, ma sta qua a fare carne da cannone, letteralmente. Il tank, va bene. Lui è morto. Seconda persona morta. Lui si avvicina, lui si sposta. Loro mi fanno una strizza allucinante. Alessio Filippelli, una testa ancora più coronata, 30 mesi. Grazie Alessio, mi sto caccando addosso, ma scrivo comunque il tuo nome. Questo è il mio rispetto. Allora, Alessio Filippelli. Allora, c'è lui. Allora, innanzitutto, il mio tank non ha paura di niente. Tra l'altro, tra un po' non è che ci serviranno. Uno, due e tre. C'è lui, ok. Va bene. Allora, Mark. Allora, qua c'è anche zero. R4 che ci può riprovare a buttargli un razzo. Vai zero, io credo in te. Fai addirittura, no, non fai un aimed, fai uno snap. Non è successo niente, fa niente, va bene. Mark, auto shot. Due colpi, bene. Mark, un altro auto shot. Bravissimo Mark. Adesso, noi grazie ai nostri scout sappiamo che Beth può fare questa mossa totalmente Fosbury, ossia vede sia uno sia l'altro, ma questi sono pericolosi in corpo a corpo. Quindi Beth spara alle spalle a lui. Possiamo fargli 15, 30 e un'auto. Possiamo fargli due snap. No! No! Premete F per Betta Cantlin, premete F con... No! Rip! No! Va bene, maledetti! Allora adesso F the best, non ci vede più. Allora Francesca si sporge un attimo. E spara per vendicare. Grande Francesca, che hai sparato per vendicare. E comunque spari, già che ci sei, anche a lui. E lo prendi. E spari anche un colpo di avvertimento, mi piace. Allora, Mark, a questo punto io farei una squadra con zero che subito coglie il turno per ricaricare. Not enough time units, ok. Allora, questi saranno una squadra che andrà di qua. Poi faremo una squadra che andrà di qua e una squadra che andrà qua dentro. Allora abbiamo Trantor, che vede lui ed è un bene. Tanto c'è una bombetta, bravo. Allora, tanto rinnesca la granata e non ci basta per lanciarla, va bene. Questo vuol dire, Trantor, che tu in particolare non vuoi essere in dei punti dove ti possono fare del male. Francesca ha fatto già il suo atto eroico, c'è il cannone che può, secondo me, avvicinarsi un pochettino e sparare a lui, che è di spalle.
ti ho proprio preso, ti ho proprio preso in quel posto lì. E poi Tarion vede questo qua già. Ah, lo vede? Come fa a vederlo? Va bene, però non, ti vo- non voglio farlo sparare da quella posizione lì, perché se no c'è il rischio che spari nella schiena a Zambanni e sarebbe quantomeno disdicevole. Bravo. Bravo, peccato che tu gli stai sparando con l'equivalente bellico contro gli alieni di una fionda, perché non abbiamo ancora manco gli occhi per piangere. Ma c'è l'Erican che ha in mano una granata innescata e non ha per niente paura di usarla. Per lanciarla ci vogliono 13 unità di tempo, che è l'equivalente di un autoshot. Ok, lanciamo la granata. Abbonamento per PMAT. Me lo segno subito. PMAT 91. Grazie mille per l'abbonamento, 28 mesi. F the best. A questo punto non ha paura di niente e si avventura in qui. Perché noi vogliamo essere, noi non ci sono minacce evidenti qua. Noi stiamo qua in Genetch. Il tank ha fatto quello che deve. Zambanni non ha neanche il tempo di mettersi in Genetch. Robbo, dobbiamo decidere se mandarlo in... Io lo manderei in qua, Robbo. Bene. Ross Wildstar, grazie per il raid. Fatemi uno shoutino a Ross Wildstar. Allora, non è morto nessuno. Un altro civile è morto, sì. Robbo può prendere... Attenzione, Robbo, grande missione di salvataggio. Recuperi... Se recuperiamo il cadavere di Beth da Cantlin, suona macabrissimo così. Possiamo recuperare l'armatura, credo, no? Spero di sì. Ma ti prendi anche il fucile e ti abbassi e stai qua. No, non serve a nulla. Ma allora mi avete fatto sprecare unità di tempo. Va bene. Cioè, me l'ha fatto sprecare il gioco. Scusami, lascio. È bruttissimo, è mega macabro. Lascio a terra il cadavere di Beth da Cantlin. Mi dispiace. Allora, dobbiamo esplorare la mappa il più rapidamente possibile. Possono succedere cose qua. Guardiamo bene la mappa. Attenzione, è arrivata Marta. Scusatemi che devo aprirle. Aspettate un attimo. Adesso farò delle feste come si deve a Marta. Allora, dobbiamo andare qua, ma soprattutto qua e qua, quindi. E uno l'abbiamo ucciso lì dentro, va bene. Io vorrei che F the best entrasse. Un po' di course. Chi vede? Chi vede? Vede lui. Dov'è? Lo vede lì, va bene. Ti viene a dare una mano anche Tarion lì. Vediamo. Tarion, fai un autoshot a lui. Va bene, mi è piaciuto. Dicevamo che F the best lo vede con la sua bellissima P.
Pistola. Ma dove stai sparando? Ah, perché lo vedi attraverso la finestra. Vabbè, dura. Zambanni, pensaci tu. O non lo so, forse lui si può avvicinare. Allora, non mi dispiacerebbe mettere Zambanni qua. Girata di qua e chinata. Ciao amore, scusate un secondo. Allora, eccoci qua. Dicevamo, giù. Zambanni pronta a sparare. Lui esplora. Chi c'è? Basta con loro. Però no line of fire. Allora spara a questo. Io volevo fare saltare per aria il benzinaio. Voi dite, non è una tecnica molto safe. E io dico no, non lo è in effetti. Però allora andiamo piano piano avanti. Ah no, lui ha già finito le sue unità a posto. Già, perché aveva raccolto i cadaveri. Io non vorrei che ci fosse qualcuno lì, quindi. Girati, accucciati, va bene. 0R4, carica un altro missile, l'ultimo, e avanza, qua. Bene. Trantor, secondo me puoi avanzare anche tu e andare un pochettino qua. Sei abbastanza lontano. Trantor, avevi... Ah, che sciocco. Male. Ho dimenticato che Trantor aveva una bomba accesa in mano. Però la puoi lanciare con 14. Ok, lista per esplodere tutto. E speriamo che non ci siano civili, ma non li vedo, quindi... Occhio non vede, cuore non duole. Andiamo in qua. L'Erican con la sua pistola laser, che non è male. Fa la guardia in caso qualcuno esca da qua. Sappiamo che ce n'è uno lì. Zambanni è pronta a sparare. 0R4 ricaricato, va bene. Bene. Male, sta andando male questa missione. Allora, avanziamo. Avanziamo, ma non troppo veloce. Chi vedi? Vedi lui, ottimo. Gli puoi sparare. Allora, lui è lì vicino. Fagli un autoshot. Ok, sono stato troppo ottimista. Tu vedi lui che spunta da lì. Allora, aspetta. Io voglio che... Lui è andato lì dentro, va bene. E allora c'è lui che lo vede, si toglie dal fumo, F the best, e inizia a sparargli con... Bravo, F the best. Grande F the best, sopravvivi a delle ferite. F the best, poi ti giri di qua e ti abbassi e sei perfettamente a 0 unità. Tu! Lo vedi già lui. Bene, e allora sparagli. Sparagli. 1.
ed è morto, e ciò è un bene. Sappiamo che ce n'era uno anche lì. E ora è 0R4, è pronto a sparare il suo razzo. Abbiamo perso bet. Per ora abbiamo perso solo bet. Che è una grande perdita perché era la nostra capitana e aveva anche l'armatura fichissima. Però è morta. È morta. Trantor, io vorrei che tu andassi un attimino a buttare l'occhio di qui. E che ti rivolgessi in caso arrivi gente da qua, di qua, perfetto. Autoshot. Autoshot ti costa di più o di meno? Allora, riservati per lo snap. E accucciati. Poi Tarion, lui è morto. E quindi io direi che Tarion si unisce alla nostra marcia per pulire in qua. Quindi. E Zambanni, anche lei si sposta un pochettino di qui perché tenere la gente tutta raggruppella non è molto bello. Ciao Solid Gloomen e ciao a tutti. Se vi siete appena connessi, sto giocando a UFO Enemy Unknown, anche noto come XCOM Enemy UFO Defense. Sì, giusto. Ed è un gioco fichissimo e ora si soffre. L'Erican ha ancora tutte le sue unità di tempo. Allora l'Erican entra qua dentro. E per adesso se ne sta di guardia così. La mappa finora è stata aperta, e ora te la mostro anche. Allora, le zone potenziali sono qua e qua. E io proprio continuerei con questo sweep laterale. Allora, l'Erican innanzitutto dai un'occhiata qua. Ok. Allora passa di qua. Dove non. Vediamo che però non c'è gente qua. Quindi andiamo avanti di qua. Piano piano. Qua stiamo attenti. Mark, mettiti in ginocchio. Non è che c'è qualcuno qua dentro? No, e allora anche tu stai qua in ginocchio. Tank, andiamo a esplorare con il tank, ma di brutto. Vogliamo andare di qua e di qua. Va bene. Quindi tank. Eccolo! Vediamo dov'è. È lì. Porca, ok, va bene. Non lo vedevi? L'Erican. 10. No, non ci vedi perché non hai linea di fuoco. Va bene, d'accordo. Allora, lui innanzitutto gli spara. Io non vedo civili qui, quindi potrei fare anche questa mossa con lui. Sparo apposta a questo. Mi aspettavo più esplosioni. Anche l'interno del magazzino è papabile. Tu dici qua dentro. Sì, hai ragione. No, no line of fire, va bene. Io in realtà voglio che lui si distragga piuttosto e spari a lui. Not enough time units, va bene. Allora, tu ti metti di lì e stai pronto con le tue unità. È lì.
Io vorrei un pochettino che, tipo, provaci tu. Trantor, vai, esponiti un pochettino qua. Lo vedi già, benissimo. Aimed shot, non hai abbastanza unità, va bene. Snapshot, non sul carro. Bella lì. Raga, non è niente male. Abbiamo ucciso 12 alieni, abbiamo perso... quanti civili? 6. Non ne abbiamo uccisi noi. E andiamo nel nostro... Not enough, dobbiamo prendere small rockets e HVP, va bene. Ce lo ricordiamo, ricordatevelo anche voi. E promozioni, Zambanni, Capitano Robbo, Sergente 0R4, Sergente Tarion, Sergente F the Best, è stato un onore, ma never forget la capitana Betta Cantlin, la prima capitana della squadra della base Cipriano in Noli. E sono commosso e bet, never forget bet. Allora adesso innanzitutto facciamo un save, un salvino, perché live geoscape. Vedete che no, non c'è ancora a posto. Piccolo consiglio magari per la prossima terror site: se per caso hai un civile nelle vicinanze e un soldato con il bastone stordente, conviene stordirlo. In pratica in questo modo lo salvi, perché quando sono a terra storditi gli alieni non li attaccano più. Che svolta, questa è una figata, grazie. Fammi controllare. Adesso sta scendendo, vedi, abbiamo... sì, a parte sud-est asiatico. Va bene. E noi adesso nelle basi. Qua stiamo costruendo bene. A posto. Vai. Dovrebbe tra poco finire il mese. Personal armor, benissimo. Subito altre due, almeno due. Io le faccio due per volta. Tre, via. E andiamo subito a equipare lo Sky Ranger con armature. Una ce l'ha Zambanni, l'altro capitano è Robbo. E 0R4 con i razzi. Dobbiamo subito ricordarci di comprare gli HVP Cannon Shells e i rocket, large rocket, incendiary rocket, small rocket, dai, così. E non avevo abbastanza leghe, per questo ho 10 ingegneri a piedi. No, aspetta un attimo. Allora, manufacture. Questi stanno lavorando. Stanno facendo alien alloys. E questi stanno andando avanti, no? Cioè, fammi controllare. Se io adesso vado su Cell, cosa che tra l'altro faccio perché abbiamo sicuramente 8 cadaveri di floater e 2 cadaveri di Reaper da vendere. E per adesso basta. Bene, vendiamoli. E dicevo, ce ne abbiamo di leghe. Ah, 6 su 16, vanno avanti gli altri 10. Aspetta che non sto capendo. Non hai spazio nel workspace per mettere gli altri 10 a lavorare. Ah, quindi senti, per un attimo
non allochiamo, cioè questa ricerca si ferma e così funziona. Scusami, mi sto incastrando. Serve un altro workspace. Beh, questo è senza dubbio. È la prima. Allora, sarà. Vediamo se posso già iniziare a costruire qualcosa. No. No. adesso ce li fumiamo subito tutti quei soldi. Bene. Oh, go to base, benissimo. E adesso noi qua gli mandiamo un bellissimo interceptor, l'interceptor 2. Allora, fammi capire un attimo, però scusami, io dovrei avere... Cioè, ho spazio solo per... Capisco. Ho 10 ingegneri disponibili, 25 allocati, 0 di spazio disponibile. Nel momento in cui io abbasso così, ho 4 di spazio disponibile. Ok, va bene. Serve un workshop. Serve a seconda di cosa stai producendo, ti viene occupato dello spazio extra nel workspace. Allora adesso io sai cosa faccio. Quindi oh, e adesso caghiamo armature. Hanno completato il Large Radar System e adesso guardate che bello qua. Vedete che copriamo molto di più. La prossima base la faremo magari in Nord America o magari qua in Centro America. Vediamo un pochettino. Siamo a Capodanno, è il 31 di gennaio. È arrivato quello, bene. Capodanno. Oh, excellent. I nostri fondi sono aumentati di 565.000. Ovviamente ci è andato 6 milioni e 570. Ma noi ne spendiamo 4 milioni e 8 di upkeep, di mantenimento. Quindi io e sei sono tutti contenti. Bene. Questo è molto buono. Salviamo. Live Geoscape. Un UFO. Va bene, noi lo intercettiamo dalla base Robbo Cipriano. Qua. Allora, vediamo com'è. È medio. Questo qua lo buttiamo giù. Bene. Allora, la missione facciamo in tempo. Allora, fammi vedere quanto manca alla produzione di questo. Le abbiamo finite? No, no, siamo nella base sbagliata. Mancano 11 ore. Gabriel, che ti vedo ferratissimo. Se aspetto 11 ore, quell'UFO è ancora lì? Allora, facciamo una prova, scusami. Save e facciamo una prova. Qua è scoprire come si comporta il gioco. Ok, sono passate. Equipiamo la nave. L'intercept. No, non lì, scusami. Lo Sky Ranger. Armature le diamo anche a Mark. Le diamo a Trento Ramgem e a Tarion.
vorrei controllare che ci siano più laser rifle. Che cazzo, li ho mandati prima a fare una terror mission con quello. Sto scherzando. Granate a tutto andare. I razzi li portiamo. Ma sì, un razzetto incendiario e un largetto, un razzetto grande. Bene. E il tank, che comunque serve. Ok. E adesso continua la nostra prova, perché io vorrei evitare di fare questa missione di giorno. Vai, adesso. Sky Ranger, vai. Bene, allora adesso siamo armati fino ai denti. Cioè Zambanni. Zambanni con... così mi va benissimo. Mark, no, Mark, che pistola. Fucile. 0R4. Tu rimani il nostro cannoniere. Ti becchi il... un large rocket e un incendiary rocket. Bam. E... certo, Cappina, che hai il tuo soldatino. Il tuo soldatino però al momento è nella base Rim Studio, che è la base nel sud-est asiatico. Poi Robbo. Allora, Robbo, secondo me, allora tu ti sei comprato molto bene con questo, ma secondo me con questa armatura fichissima è il momento di passarti un bel laser rifle. E tanto li abbiamo già spaccato tutto, quindi una bomba a testa va bene. C'è Trantor che molla questa chiavica di fucile. Non si porta i flare perché siamo di giorno. Trantor però è un bombarolo, mi piace. Poi Tarion, laser per te. Allora, laser anche per l'Erican. L'Erican però ricordiamo che è il nostro storditore. E diamo uno stun rod anche a Zambanni. Ma Gabriel, se i miei soldati hanno due cose in mano, hanno una penalità alla mira? Ok. È subito qua. È subito qua. Allora, Battlescape start. Allora, ah sì, quindi ti danno un da un malus così. Ok, allora Francesca Zambanni, tu droppalo. Eccolo lì. È subito lì, va bene, d'accordo. E io mi avvicino fino ad averne 66 di unità di tempo. E ti sparo due volte. Come non l'hai in off? Ah, perché è in alto. No. Molto male, va bene. Io vorrei riuscire a spararti almeno una volta. Va bene, abbiamo... era l'equivalente del vecchio col cappello sulla Fiat Ritmo degli alieni. E io... carognito.
promozioni, attenzione, attenzione. Francesca Zambanni ha fatto un atto eroico in questa missione, ossia ha appoggiato il suo Stan Rod, e per questo colonnella Zambanni. L'Erican ha fatto un passo, è diventato sergente, e F the Best è stato capacissimo di rimanere perfettamente immobile mentre il tank faceva cose, e ha visto, è diventato capitano. Molto bene. Allora, Zambanni, avresti mai pensato di fare carriera militare? Così. Allora, bene, io però adesso nella base, fammi vedere come va la ricerca. Average del plasma rifle, va bene. Dobbiamo comunque, allora aspetta, prima un po' di cose. Dobbiamo costruire un living quarters. E non possiamo permetterci di fare sia il laboratorio sia il sia il workshop. Io farei il laboratorio perché siamo un po' lenti sulla ricerca. Ok. Aspetta che ho freddo. Amore, ho freddo io. Un attimino così, sennò mi viene lo scrittone. Qua è così, qua è così. Dicevamo, dobbiamo manufatturare della personal arm. Ci li mettiamo tutti e ne facciamo 4. Non mi conviene fare un po' di armature. Comunque qualcosa fanno queste armature, no? Com'è andata? Non c'era una missione Tarion, abbiamo incontrato il vecchio col cappello, era un floater e l'abbiamo seccato così. Pronti via. È vero! Exa, è vero che è Crying at Discotech come progressione di accordi. Buon G, dici che mi... No, ok, mi va bene così, perfetto. Oh, attenzione, 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 attenzione. Adesso si cambia musica. Abbiamo il plasma rifle che fa un male del signore. Confrontiamolo, fa 80 di danno, ma soprattutto è molto più accurato. Ricordiamo che il punteggio qua non è una probabilità di colpire. Quando ti dice 55% non è che hai il 55% di colpire. Hai... è una valutazione della mira, è molto fraintendibile. Per uno dice, ma come, 100% vuol dire che becco sempre? No, non è vero. Più sei vicino, più è facile che tu colpisca. Fa 80, per curiosità, vedere quanto fanno le cose. Lo Stan Rod fa 65. Questo faccia granata, fa 60. Cioè, fa più male di una granata? E fa 20 in più... fa 20 in più di quello, benissimo. Guarda quanta roba che c'è, madonna che ficata, va bene. E adesso possiamo fare il plasma cannon. Ma io punterei la mia ricerca su quello che ci serve per fare l'armatura successiva. O vogliamo fare levi laser per venderlo? Allora, io qua ho bisogno di un consiglio del mio pool di ingegneri. Allora, il plasma cannon per i velivoli è una bomba, è una figata. Però è ancora un po' presto, stiamo andando bene in questa partita, cioè è febbraio. Non è male.
Le ali, allora vedi, c'è la proposta. Le Alien Grenade fanno un male cane. Cioè, allora abbiamo delle opzioni. Abbiamo delle opzioni, possiamo fare. Le opzioni che poi adesso la chat mi correggerà. Ma se noi facciamo Levi Laser, ci mettiamo relativamente poco e lo possiamo vendere per dei bei soldi. Se non sbaglio, è una delle robe più redditizie da costruire e da vendere nel gioco. Ma non abbiamo problemi di soldi in questo momento. Possiamo prima o poi dovremo studiare gli alieni, perché dobbiamo capire da dove cazzo arrivano. Heavy Plasma non ce l'abbiamo. Ah no, sì, ce l'abbiamo, possiamo usarli. Però dobbiamo ricercare anche l'Heavy Plasma Clip. Mentre invece, se ricerchiamo l'Elerium e la UFO Power Source, l'Elerium è il loro carburante, e la UFO Power Source possiamo fare le, come si dice, le armature più fighe. Ma c'è anche chi dice Alien Grenade, e bisogna avere armi buone per tempo. Io sono d'accordo, io faccio la Alien Grenade. Ce ne abbiamo anche tante in casa. E Basi, grazie per il follow. Allora, equipiamo la nave. È importante a questo punto. Allora, Plasma Rifle, ce ne mettiamo 6. E 8 clip di laser, non ce ne servono così tanti a questo punto. E secondo me è il momento di Medikit. Si può ancora fare, sì. No, non si vedeva il raid. Grazie, ma che stupidaggine che non si vedono i raid. Benvenuti ai Riders di KS Gaming Life. Grazie anche per l'abbonamento. No ban, please, 88. Non ti banniamo per adesso. Per adesso. No ban, please, 88. Allora, mandiamo un po' di allora, questi rifle li togliamo, non li vogliamo. E anche l'heavy cannon non lo vogliamo. Ok, perché li trasferiamo. Trasferiamo qualche là, tutti i rifle che abbiamo, tutti i rifle clip, anche le pistole che non le useremo mai più, e anche l'heavy cannon, e mandiamo tutto nella base l'altra. E allora, cosa dobbiamo fare di altro? La ricerca sta andando avanti sulla granata aliena. Sì, io sono convinto di questa scelta della granata aliena. Quindi salvo e vediamo dove arriviamo. In realtà vedremo cosa succede con il prossimo UFO. Ma poi vi saluterò perché è arrivata Marta e la voglio salutare per bene, che è qualche giorno che non la vedevo. Bene, sono arrivate queste cose, ottimo. Nel frattempo stiamo craftando le armature. 22 ore, benissimo. Ottimo. Andiamo subito a uno equiparle. Una la diamo al povero Lerican. E secondo me è il momento di... Ma questi sono tutti a bordo? No, ce ne sono solo 8 a bordo. Aggiungiamo della crew. Allora, Capitano F the Best. No, allora non mandiamo sempre tutti insieme, perché poi ci troviamo. Allora, mandiamo un po'. Dobbiamo fare salire tutti. E
e Silver Drakkar, che ha dato i natali a Betta Cantini, non lo vogliamo fare crepare. Il Gerva. E sono va tutti con l'armatura. Benissimo. Niente carro armato. Come no? Eccolo qua. È nell'equipment il carro armato. E poi cosa manufatturiamo? Allora adesso io direi che torniamo a fare gli Alien Alloys. Start production per venderli. Infiniti. Con 10 ingegneri. E produciamo anche un po' di rifle clips. Fammi vedere quante ne abbiamo. Ok, non ce ne abbiamo, quindi facciamo bene, facciamo molto bene a farle. Vendiamo anche, già che ci siamo, 4 cadaveri di floater. E sono morti in pochissimi. Cioè, guardiamo il memoriale. Cioè, è morto Betta Cantlin e Sbrasazza. Cioè, nel primo mese sono morti due soldati. Non mi è mai successo. Salviamo. E vediamo la prossima missione quale sarà. E dopodiché vi saluto. Abbiamo la Alien Grenade. E molto bene. Allocate research. I medikit. Allora, adesso la domanda è: medikit o elerium? Giorgetti, chi compra i cadaveri di floater? La risposta è... non la so. Stavo per dire cose orrende. Allora, vogliamo fare il sectoid. Allora, abbiamo da un lato queste robe qua che ci permettono di far avanzare la tecnologia. Dall'altra possiamo studiare gli alieni, ma secondo me è ancora presto. Facciamo il medikit, che ci permette di curarci. Sono d'accordo. Tanto ci dovremmo mettere veramente poco a fare il medikit. E ok, allora basi, subito equipiamo la nave. Dovremmo averne di Alien Grand. Ce ne abbiamo 4. E le mettiamo tutte. Il motion scanner, sai che non l'ho mai usato? Per adesso stiamo facendo il... stiamo facendo il... come si dice? Il medikit, ci sta. Il problema è che serve tutto. Plasma rifle clip, bene. Fammene ancora... fammene ancora qualcuno, va? Giusto per dimenticarcene per un paio di missioni. Poi non troppi perché costano elerium. E dovremmo tecnicamente recuperarli. Ok. Io per adesso ho tutte le armature che mi servono. Non voglio neanche fare quelle armature pacco. Metto questi ingegneri a fare queste robe. Ma correggimi se sbaglio, Sir Leon, il medikit mi permette, posso darlo a un solo soldato, fargli fare il medico e mandarlo a curare, giusto? Che lo lascio indietro, esatto, anch'io faccio così. Oh. Subito. Allora, nuova ricerca, io adesso dico elerium. E allochiamo la manufattura
qua ne mettiamo i soliti 10. New production, fammi due medikit. Ok, adesso andiamo qua, torniamo a rimettergli così, così producono un sacco. Equipiamo la nave. Stiamo giocando in maniera pulita. Medikit. E adesso si va. Scusatemi, io qua salvo, ma devo essere veramente ordinato con i salvataggi. Small, very high. Va bene, noi lo intercettiamo subito da qua. Cos'è? Ho aspettato troppo tempo. Ma adesso lo buttiamo giù. Ok. E aspettiamo che non sia più notte e gli mandiamo il nostro bel interceptor. E siamo... No, come no? No, no. E che cazzo? Sì, begin mission. Allora, non vogliamo dare penalità. Il medikit ce la Silver Dracker. Vabbè, adesso... Vabbè, facciamo il loadout. Cioè, sono Vakatos che ha solo un razzo nello zaino. E secondo me è una pessima idea. Sono Vakatos, si beccherà. Allora, diamo... Innanzitutto... Zambanni, colonnello Zambanni, passa al plasma rifle. E visto che andrà avanti, si beccherà anche una alien grenade. Dopodiché, anche Mark. E 0R4 a me piace nel suo ruolo di cannoniere. Robbo. Bene così. Trantor, Ramjam, Tarion, ok così. Sono Vakatos. Farà lo storditore. Si tiene lo zaino. No, anzi, lo storditore, secondo me... No, sì, ok. Silver Dracker è il nostro medico, mi piace, mi piace. Come funziona? Si mette in mano? Non mi ricordo come si usa. Però non sarà di sfondamento, quindi gli diamo giusto un... Guarda, anzi, facciamo così. Diamo a Silver Dracker questo, la laser pistol, e gli diamo quello, bene. Il Gerva con il suo fucile al plasma, e anche lui con un medikit. Pesa tanto, però io quelli che hanno il fucile al plasma vorrei che fossero più leggeri e sgarzolini. E quindi lo diamo a Lerican, che ha sempre, anche lui si becca la laser pistol.
Zambanni, Mark, 0R4, non ci avanzano, non ci avanzano così, benissimo. Salviamo. E vediamo di che morte dobbiamo morire. Non vado avanti, faccio il primo turno col coltello tra i denti. Mappa. Ok. Che brutto iniziare con una casa così a destra. Va bene, va bene. Questa è la missione che ci attende. Va bene, va bene, va bene. È molto brutto essere a bordo mappa. Molto, 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 molto brutto. Quindi abbiamo salvato. È il momento di abbandonare la partita. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vado a salutare Marta. Chiudo la registrazione.